RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, eccomi qua pronta a portarvi nel meraviglioso mondo di Baby. Sì, nel suo, proprio nel suo. E sto parlando di quella lì, quella di Dirty Dancing, quella che avete invidiato tantissimo da 30 anni a questa parte. Ma soprattutto parlo con colei che la interpreta, Sara Santostasi. Ciao Sara. Ciao, ciao a tutti. Allora Sara, intanto l'accento l'ho messo correttamente nel tuo cognome, così. Perfetto. Ah, meno guarda, male. Di solito lo sbagliano tutti. Invece sei stata bravissima. Benissimo. Sara, tu interpreti già da qualche anno a questa parte un personaggio molto amato e al tempo stesso invidiato, perché tante generazioni si sono identificate in quella Baby di Dirty Dancing, naturalmente. Sì, è una grande responsabilità, perché poi chi è che non ha mai visto Dirty Dancing? Appunto. E quindi tutti se la ricordano e tutti la riconoscono, no? Quando entro con i miei capelli ricci, tutti sanno già chi sono. E all'inizio l'ho presa con molta fatica, devo essere onesta, perché ci voleva... È un bel peso, è una responsabilità. Certo. Poi ho scoperto tutte le sue piccole sfumature, ho iniziato ad entrare in questo personaggio è entrato un po' nella mia vita e siamo diventate una coppia pazzesca. Quasi un tutt'uno, possiamo dire. Sì. Anche perché ho letto che tu in effetti ti identifichi per certi versi in questo personaggio, perché la bellezza del personaggio di Baby, secondo me, è la sua assoluta normalità, nella prima fase soprattutto della, diciamo, della PS, ecco, per poi vedere questo suo crescendo nell'acquisire coscienza e consapevolezza di donna e anche fiducia nei propri mezzi. Assolutamente vero, sono d'accordissimo con te. Ci sono delle cose che ci accomunano tantissimo, altre un po' meno, sono onesta, però quelle piccole cose che ci accomunano le ho fatte subito mie. E la cosa che mi piace di lei è che lei è una ragazza normalissima, ma anche una piccola nerd a volte, no? Sì. Mi piace leggere. E forse è proprio questo che appassiona di lei e che ti fa credere ancora di più nella loro storia d'amore, perché poi lui invece è un gran figo, fa il ballo a tutte le ragazze che vorrebbe ai suoi piedi, e invece secondo me anche questa particolarità di Baby che colpisce Johnny. Decisamente, no, ma poi hai detto bene, tante generazioni, perché sono 30 anni per un successo incredibile al cinema, che poi trasposto in chiave musical è ancora più bello, perché poi, diciamo la verità, quello di fatto è un film, ma è musical anche. Sì, diciamo, perché si balla, si canta, sì, è una commedia teatrale, cioè una commedia musicale, scusami. Commedia musicale è perfetto, come la corretta definizione, in effetti. E soprattutto c'è un'energia pazzesca sul palco, che non a caso è stato forse uno dei motivi principali per i quali appunto questo musical gira da diversi anni. Vorrei parlare anche del tuo rapporto col tuo compagno di viaggio, perché è chiaro, la storia è incentrata sull'incontro fra Johnny e Baby, naturalmente. Sì. Allora, devo dire che sono molto molto fortunata. È fondamentale trovare una persona con cui comunque ti trovi bene, perché alla fine ci dobbiamo innamorare tutte le sere, e io tutte le sere mi innamoro del mio Johnny, quindi sono molto molto fortunata. È un performer bravissimo, cioè dirgli bravo non rende l'idea, fa veramente tutto molto bene, e poi ci troviamo bene a livello personale, quindi questo è un punto a nostro favore per poter andare in scena nel migliore dei modi. Ogni tanto litighiamo come tutti. Vabbè, quello è normale, ci sta. Anzi, secondo me funziona anche meglio quando si litiga. Guarda, abbiamo fatto una replica a Firenze che avevamo litigato ma tanto, ma proprio che ci avevamo presi quasi a male parole. Molti parola per tutto il tempo, fino a che non siamo andati in scena. Senti Sara, intanto appunto è da diversi anni che portate in giro Dirty Dancing, la prima volta in assoluto nel 2014, ma poi sono stati talmente tante le richieste che... Cioè, parliamo di numeri veramente impressionanti. Enormi. Non riesco neanche a quantificare, perché poi io sono ferma, diciamo, alle 115.000 presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione, ma siamo andati ben oltre, obiettivamente. Sì. Per fortuna abbiamo i teatri sempre tutti pieni. Leggere sold out quando arrivi fuori al teatro è una delle emozioni più belle della vita. Ma sì, siamo uno spettacolo che fondamentalmente alla gente piace, ma perché è una storia, come dicevamo prima, che conoscono tutti. Io quando è uscito il film non ero ancora nata, però ecco, comunque, per dire, l'ho visto tipo 10.000 volte, anche prima di fare il casting. Quindi, e poi è una storia molto attuale,
perché alla fine riguarda, ritocca tanti temi presenti anche nella nostra quotidianità. Assolutamente. Non è un caso, cara Sara, se ogni volta che lo danno in televisione, stranamente, malgrado sia la centesima volta, sistematicamente si fanno dei numeri pazzeschi. Allora, appuntamento domani, martedì 27, mercoledì 28 febbraio alle 21.15 al Teatro Al Massimo di Palermo. E poi arrivate nella mia Catania. Catania! Venerdì 2 e sabato 3 marzo, Teatro Metropolitan di Catania, sempre alle 21.15. Sara, è stato un piacere sentirti e alla prossima. Piacere mio. A prestissimo.